invece la Meloni e oggi Lollobrigida hanno chiesto di convocare un tavolo del centrodestra per parlare di sanità. In questo momento io sto spendendo tutto il mio tempo sul tema vaccini e rimborsi. Non ho tempo da dedicare a giochi politici in questo momento. Prima approviamo il decreto rimborsi e per la Lega è imprescindibile, ma io direi per gli italiani è imprescindibile che ci sia la pace fiscale nel decreto rimborsi, ci sia la rottamazione di decine di milioni di cartelle esattoriali vecchie che sarebbero la morte per milioni di famiglie italiane. Quindi prima sblocchiamo i vaccini, approviamo i rimborsi e poi ragioniamo di tutto il resto. Certo, chi ha detto no a Bertolaso per mesi faccia qualche proposta alternativa perché non si possono dire solo dei no. Io continuo a ritenere che Bertolaso sarebbe il miglior sindaco per Roma. Se qualcuno la pensa in maniera contraria, faccia delle proposte, non basta dire di no. Si riferisce a Fratelli d'Italia? Eh sì.